Ciao, ho già fatto delle reaction a Grey's Anatomy, ho già fatto una reaction a Dr. House, ho già fatto una reaction a ER, Medici in Prima Linea. Oggi, a grande richiesta, andremo a fare la reaction al primo episodio della prima stagione di The Good Doctor. Questa è una serie TV come ER e Medici in Prima Linea che non ho mai visto, quindi sono molto carico, però prima di iniziare mettete mi piace e iscrivetevi. È scientificamente provato che... non lo so, vi faccio vedere un sacco di serie TV belle. Quindi andate, mettete mi piace, iscrivetevi. Occhiali anti luce blu, link in descrizione. Possiamo iniziare. Adam! Ok. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Adam, qualcuno chiami il 911! Oh mio Dio! Oddio. Sono un medico, ci penso io, ci penso io. Vi prego. La giugulare è recisa. Qualcuno ha un panno pulito? Vi prego, chi ce l'ha? Ho qualcosa di pulito in valigia. Perfetto. La gente con i telefoni. Ok, è la cosa giusta da fare. No? Gli salvo la vita, perde molto sangue. No, l'ha messo nel punto sbagliato. L'anatomia la ricordo abbastanza da sapere dov'è la vena giugulare. Sarebbe il punto giusto se fosse un adulto. Ma non è un adulto, è un bambino. Quindi lei esercita pressione anche sulla trachea e al momento non sta respirando. Deve esercitare pressione un po' più in alto. Qui. Ok. Pezzi di vetro. Si riprenderà. Chi è lei? Salve. Sono il dottor Sean Murphy, specializzando in chirurgia all'ospedale San José en Bonaventura. Beh, partenza decisamente strana. Quello che dice anatomicamente è corretto. Il dottore, come avete visto, da un certo punto di vista stava facendo la cosa sbagliata, nel senso che era posizionato male con il tamponamento e stava bloccando anche la trachea. Dall'altra parte stava facendo la cosa giusta, nel senso che quando c'è una ferita così importante la prima cosa da fare è tamponare e premere molto forte. Anche la questione di non togliere assolutamente le schegge di vetro. Qualsiasi cosa che perfora il nostro corpo non va assolutamente tolta per nessun motivo. Questo perché, ad esempio, le schegge di vetro stavano loro stesse tamponando la ferita. Quindi semplicemente applicare pressione e non rimuovere mai, mai nulla, mi raccomando. Ok. Fermi tutti, no, ma che cosa bellissima! Vena basilica? No, vabbè! Bellissimo! Vena cefalica? Ma è bellissimo! Estensione veno. No! E ti mette le definizioni così qua. No, questo è bellissimo. La distensione venosa è causata dall'aumento della pressione intratoracica all'interno della cavità toracica. Ci avete capito qualcosa? Ve lo spiego io. Allora, intanto distensione venosa è semplicemente il gonfiamento da entrambe le parti di una vena. E questo è causato dall'aumento della pressione intratoracica, quindi all'interno della cavità toracica, appunto come scriveva prima. Le vene nel braccio sinistro si stanno gonfiando. Che significa? Io non capisco. Pressione intratoracica. No, il petto si alza, sta respirando. No, il petto si muove paradossalmente. Il polmone sinistro collasserà. Ok, è un raro segno che indica una condizione pericolosa per la vita conosciuta come pneumotorace traumatico.
Il trattamento mira a correggere la causa scatenante del problema riscontrato. Diciamo, fra il polmone e le costole c'è questa zona che si chiama spazio pleurico. Lo spazio pleurico generalmente è pieno di un fluido. In questo caso lo pneumotorace significa che in quello spazio c'è andata dell'aria. Traumatico, perché appunto è stato dovuto da un trauma. Come c'era scritto, il trattamento mira a correggere la causa scatenante del problema riscontrato. Questo significa che bisogna alleviare la pressione semplicemente facendo in modo che quell'aria che si è andata a infiltrare nello spazio pleurico abbia modo di uscire. E vediamo come. Sì. Chi di voi ha un coltello affilato? Una lama di almeno 12 centimetri? Nessuno? Fatelo in un aeroporto. Respirazione artificiale, presto smetterà di respirare. Ma poi lui si è alzato e è andato via. No, vabbè, ok. Non può stare qui. Oh, mi serve un coltello. Dove tenete i coltelli che sequestrate alla gente? Un coltello? Certo, qualcos'altro? Ecco, mi serve anche un tubo di circa 2 metri e dell'alcol puro, dei guanti e il nastro per bagagli. Anche se l'alcol posso prenderlo al duty free, il tubo da un distributore di bibite. Ti auguro di riuscire a trovarli, però niente coltello. Ma io ne ho... Una caratteristica appunto delle persone affette da autismo è il fatto che non capiscono l'ironia. E quindi quando la gente ha chiesto se aveva bisogno di altro, probabilmente lui non l'ha capito, quindi l'ha presa sul serio. Ottenga il consenso, prepariamo la sala 6. Devo citarle i 17 studi che dimostrano una correlazione tra approccio ed esito nei pazienti chirurgici. E io devo ricordarle che sono un suo superiore. Sai qual è il contrario di superiore, vero? Mi fido più degli studi. Subordinato. Esatto, subordinato o subalterno, è uguale. Non significa che io abbia torto. Suppongo di no, ma significa che è come se lo avesse. Siamo qua di nuovo. Permesso, per favore? Ha portato un po' di Jack Daniels. Ma non penso che si soffi dentro i guanti. Vabbè. Per disinfettarli così? Beh, adesso questo mi sembra un po' alla MacGyver, eh. Uno pneumotorace iperteso è spesso dovuto a una lacerazione del polmone che permette all'aria di fuoriuscire nello spazio pleurico che circonda il polmone stesso, ma non le permette di rientrarci. Esattamente quello che vi spiegavo prima, c'è una lacerazione del polmone, l'aria va in questo spazio pleurico, la pressione toracica aumenta e questo fa in modo che i polmoni facciano sempre più fatica ad espandersi e ovviamente se non trattata al più presto porterà al collasso dei polmoni e ovviamente alla morte. L'incisione deve essere fatta 2 costole più giù. Perché la bottiglia? L'aria continuerà ad uscire e accumularsi finché la lesione non sarà rimarginata. Il tubo fa uscire l'aria e il liquido nella bottiglia le impedisce di rientrare. Una valvola unidirezionale. Respira. Beh, gli ha salvato la vita. MacGyver. Gli ha salvato la vita. È MacGyver. Da un punto di vista medico è
super accurato quello che dice, nelle procedure è un po' una situazione all'estremo, ovviamente, però ci sta. John! No! Smettila di accarezzare questo coniglio! Ma il coniglio! Ma no! No, mi dissocio! No, mi dissocio! È cambiato. L'elettrocardiogramma è cambiato. Forbici di Metzenbaum e pinze. Isolerò l'aorta ascendente. Clamp vascolare. La clamp vascolare l'abbiamo vista nell'ultima reaction che ho fatto a Grey's Anatomy. Se non l'avete vista, andate a vederla. Ovviamente dopo aver finito questo video. E già che ci siete, mettete mi piace. Bambino di 8 anni è stato colpito dalle schegge di vetro di un'insegna. Lacerazioni multiple. Ecco! Portiamolo in trauma 3 per elettrocardiogramma, esami del sangue e panoramica. Ha bisogno di un eco. Di un ecocardiogramma. Chi è il ragazzo? Ha soccorso lui in aeroporto. Sono un medico. Gli serve un ecocardiogramma. Dove lo portate? In chirurgia. I parametri cardiaci e vitali sono normali. Lei ha un documento. No, il suo cuore. È il suo cuore. Il suo cuore sta bene. Resti qui. Ha bisogno di un ecocardiogramma. No, si tranquillizzi o l'allontaneremo dall'edificio. Oggi non va con la security, eh? No. Nah, Bomber, mi sa che non è l'idea giusta. No, neanche questa. Avevo capito che secondo te serve un ecocardiogramma, ma non sappiamo perché. Beh, avevo notato una lieve riduzione dell'intensità nel suo elettrocardiogramma. Del flusso elettrico? L'ho notato anch'io. Il battito era lo stesso, ma l'ampiezza diminuiva. Versamento pericardico. Una gittata cardiaca ridotta? Affaticherebbe altri organi. Causandone poi l'arresto? Sì. Si completano le frasi a vicenda. Allora, la prima cosa che hanno detto è versamento pericardico. Il pericardio è questa struttura che avvolge il cuore, quindi un versamento pericardico è un versamento di liquido o di altre sostanze proprio in quella zona. L'ampiezza diminuiva. Versamento pericardico, una gittata cardiaca ridotta. Gittata cardiaca ridotta, semplicemente il volume di sangue che viene espulso dal cuore dopo un battito è minore. Affaticherebbe altri organi. Questo affatica altri organi perché l'apporto di sangue è minore e quindi meno ossigeno e meno nutrienti che raggiungono gli altri organi. Causandone poi l'arresto. Sì. Che causa l'arresto? Hanno fatto l'eco, è normale. Non c'è nessun versamento. No, deve esserci, non c'è nessun'altra spiegazione. L'eco è normale, il che vuol dire che abbiamo perso tempo. No. Minore ampiezza uguale minore portata. Ok, ehi, vieni con me. Vieni. C'è una deformazione concava nell'atrio destro. No, non c'è. Sì, c'è, è impercettibile. Anche se avessi ragione, un versamento pericardico non si verifica lì. No, di solito no. Ma potrebbe. È stato crivellato da pezzi di vetro, alla giugulare recisa. Se una scheggia fosse entrata nel flusso sanguigno, potrebbe essere passata dalla vena giugulare a quella brachiocefalica e finita nella cava superiore. Se fosse perforata, potrebbe esserci un'emorragia dietro al cuore che limita la sua capacità di espandersi e riempirsi in diastole compromettendo. Troppe supposizioni. Dottoressa Chen, prepari una gocannula da 14. Dottoressa Brown. Ecco la scheggia. Dottor Murphy, vorrei che ci dicesse perché vuole diventare un chirurgo. Il giorno in cui la pioggia profumava di gelato, il mio coniglio andò in paradiso. Davanti ai miei occhi. Ok.
il giorno in cui i tubi di rame di quel magazzino puzzavano di cibo bruciato, mio fratello andò in paradiso davanti ai miei occhi. Non li ho potuti salvare. Ed è triste. Nessuno dei due è potuto diventare adulto. Loro sarebbero dovuti diventare adulti. Loro avrebbero dovuto avere dei figli e li avrebbero amati. Io voglio dare questa possibilità alle altre persone. Bello. E voglio guadagnare tanti soldi per comprarmi una. Ci sta. Dottor Murphy. Voglio essere la prima a darle il benvenuto all'ospedale San José San Bonaventura. Siamo fieri di averla qui. Bello, bello, bello. Ah beh, così appena arrivato, a piacere, bam bam bam, giù, dentro c'è l'operatorio. A meno che qualcuno non gli metta sulla mascherina, lui non la può toccare. Campo sterile. Bravo, perfetto, bravo. La mia emozione, che bello è sto coso. Devo ammettere che mi è piaciuto un botto questo primo episodio. Anche molto 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 figo la parte delle spiegazioni, accurato da un punto di vista medico. Veramente bello. Se anche a voi è piaciuta questa reaction al primo episodio della prima stagione di The Good Doctor, andate e mettete mi piace. Commentate se volete che continui questa serie TV o magari potete consigliarmene altre. Andate a seguirmi su Instagram, così potete rimanere aggiornati su tutte le news dei video che escono e un po' della mia vita. Inoltre faccio dei contenuti esclusivi per Instagram, sia informativi che divertenti, quindi andate a seguirmi, Federico Patti. Iscrivetevi al canale. Stay healthy. Ciao.